Ciao a tutti, oggi svuotiamo la spesa Lidl. Non ci sono andata io, ma è andato mio moroso perché io lavoravo e l'ho mandato per prendere un po' di cose, guardare se c'erano qualcosa anche nei cassoni, eccetera. E oltre a bestemmiare per entrare perché ha fatto più di mezz'ora di fila e quindi mi odia per questo, molte delle cose non c'erano, tra quelle in offerta anche che avevo visto nel volantino, gli avevo dato delle indicazioni, non c'era niente, quindi benissimo. Vi faccio vedere un po' che cosa ho preso. Allora, mozzarella. Allora, quando io vado alla Lidl prendo sempre queste qui, perché al suo interno sono quattro pacchi, ma all'interno di ogni pacco ci sono due mozzarelle e convengono tantissimo anche per il prezzo, che non mi ricordo quale sia, però sono molto convenienti. Poi abbiamo preso il petto di pollo, io ne avevo detto di prenderne due. Gli hamburger, quelli di tacchino, le cosce di pollo, che c'erano quelle più grosse da 4 in offerta nel volantino e non c'erano. Poi le fettine queste di suino, che io le uso per fare la pizzaiola. Il macinato, le melanzane, che voglio rifare una parmigiana light al forno. Latte. Poi abbiamo preso perché abbiamo da mangiare le piadine. Io sono comunque della zona della Romagna, quindi da noi la piadina ogni tanto la sera ci sta. E visto che c'era in offerta il trancio di prosciutto, ho detto dai, prendilo, che magari questo lo mangiamo anche con il melone e magari per un pranzo così qualche fetta col melone. E il melone non c'era, quindi dovrò andarlo a scovare da qualche altra parte. Poi abbiamo preso le banane, le patate, che queste qui le utilizzerò nell'insalata di mare, perché c'era in offerta un'insalata di mare con gamberi che era nel volantino, però lui l'ha cercata, l'ha chiesta e non c'era e ha optato per questa qui. Boh, mi toccherà aggiungere qualcos'altro. Vedremo. Lo stracchino per stasera da mangiare con la piadina. Poi, vabbè, ha preso questo qui per il cane perché a lui piace tantissimo il marchio Orlando. Poi, scusate se è movimentato, ma a me è più facile fare così. Le chicche, questi qui del marchio Nonna Mia, che come sempre vi dico che è molto buono, cioè almeno a noi piace molto. Poi, vabbè, un po' di panini, io di solito prendo le rosette, lui ha preso questi altri, però va bene uguale. Succhi di frutta, i tè al limone, misto per soffritto, parmigiano. La maio, questa qui allo yogurt, perché io l'altra, quella classica bella giallosa, non la mangio. Allora, io ho detto di prendere, prendi la polpa di pomodoro, ha preso la passata. Vabbè, non va male comunque a casa mia. Poi le lumachine, che queste qui farò. No, scusate, c'ha ragione lui, avevo detto la passata. Poretto, lo stavo per incolpare senza motivo. Le lumachine che le farò per un pranzo con i fagioli. Mi piace un sacco quanto i fagioli entrano dentro la lumachina, quanto si mangiano è buonissimo. Poi i pan di stelle. E gli involtini primavera, questi qui con verdure che erano in offerta, che glieli ho fatti prendere. Poi dove le ha messe? Ah, vabbè, vi faccio vedere le cose extra che io ho fatto prendere. Sono questi profumi, perché sono usciti altri profumi che sono ben quattro del solito marchio Luxury, che sono delle imitazioni. E uno che era l'imitazione di Coco Chanel,
Poi c'è la Coco Mademoiselle che li ho, che mi piacciono un sacco, sono anche comunque molto profumosi, nel senso che generalmente i profumi tarocchi, chiamiamoli così, non durano più di tanto sulla pelle, invece questi qui veramente sono potenti, quindi mi piacciono un casino. E ce n'erano quattro tipi che ne sono usciti nuovi, io ho preso questo. Hopeful Night e Distant Rain. Distant Rain mi ero segnata che è il dupe della Dolce Gabbana Light Blue, mentre Hopeful Night è il Mon Paris di Yves Saint Laurent. Poi c'è il Last Kiss che sarebbe il dupe della Dior Joy, e il Shine of You che è il Dolce Gabbana The Only One. Allora, su che cosa mi sono basata? Perché non li ho sentiti, o meglio, questo l'ho sentito, cioè ho sentito veramente quello della Dolce Gabbana, ma non me lo ricordo. Quindi sono andata sui descrittivi e so che questi sono molto profumosi, odorosi, questo molto sensuale a quanto dicono. Quindi mi sono basata su questo. Poi se ho l'occasione di prendere anche gli altri due, di andarli a sentire, comunque vi faccio sapere. E questi qui erano in offerta. Anzi, no, non sono in offerta perché costano sempre 4,99 e sono nella parte del volantino dedicata alla festa della mamma, però io me li sono presa per me. L'altra cosa che ho preso sono quelle famose ciabatte che vi ho detto che non so dove abbia messo, adesso le vado a cercare. Sono questi qui in gomma plastica che secondo me sono stra ideali per quando esci dalla doccia, perché noi abbiamo le solite ciabatte di stoffa e queste secondo me fanno comodo, e perché se no noi usiamo, adesso che arriva poi l'estate, le infradito, ma io penso di averle buttate tutte via, quindi visto che c'erano in offerta queste le ho prese. Io ho preso queste qui rosa, che pensavano che fossero più rose, invece è un rosa scuro tipo come si chiamano? No, le violette, quell'altro fiore. Non mi viene, le andavo poi sempre a raccogliere. Comunque è un rosa fucsia più scuro, che non mi dispiace. Mentre mio amoroso si è preso quelle nere. Così semplici, però dico per la doccia fanno secondo me super comodo. Ok, questa è tutta la spesa, adesso mi devo mettere giù a metterla a posto. Se vi interessa una recensione su questi profumi o magari parlarne anche degli altri, fatemi sapere che insomma ve la faccio. Dopo li andrò a sentire anche perché vi ho detto, questi qui proprio della Lidl non li ho sentiti, però spero che siano più simili possibili rispetto insomma agli originali, anche se non saranno uguali, però a grandi linee insomma speriamo bene. E gli avevo detto di cercare anche le cose dell'ultima collezione, quella lì cartopatta, dove c'erano tutte quella gente, roba da colorare, però erano della scorsa settimana. Pensavo che c'erano perché, come vi ho detto, al nostro Lidl tutte le cose che erano nei cestoni le avevano tolte proprio fino all'ultimo e quindi non si poteva prendere niente, quindi pensavo le avessero rimesse fuori e invece niente, quindi abbiamo preso solo questo. Niente, questo è tutto e ci vediamo presto. Ciao ciao!